Questa la fanno che mi piace, è l'esclamazione del sindaco Massimo Seri pronunciata alla conferenza stampa di presentazione di Porto Futuro, il progetto dedicato alla zona portuale che cambierà volto grazie a un lavoro svolto in sinergia tra enti e associazioni della città, oltre alla regione. All'interno del mercato ittico è stata illustrata l'iniziativa che prevede una serie di incontri, arte di strada e nuove tecnologie. Ad esempio, nei mesi estivi, gli spazi del porto si animeranno con musica, spettacoli multimediali, laboratori scientifici, letture ad alta voce, presentazioni e racconti marinareschi. È un fermento culturale, ha commentato il primo cittadino, che coinvolge grandi e piccini e che valorizza la tradizione marinara attraverso un percorso che stiamo svelando giorno dopo giorno. Gli interventi di riqualificazione sul lungomare, collegati anche al waterfront, sono degli attrattori economici, ha detto Seri, che sfruttano l'innovazione ma con lo sguardo rivolto al passato. Ad annunciare il progetto l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori. Riguarda proprio delle opere di street art sugli edifici privati di alcune imprese, diciamo, del nostro porto, ma anche di carattere partecipativo, proprio perché vedrà la partecipazione di tutta la città, dai bambini alle imprese, alle associazioni, ma anche agli anziani marinai che potranno proprio raccontare quella che è la loro storia. Parallelamente a questo, proprio per festeggiare quello che è un'opera di comunità, quindi di tutta la città, ci saranno poi dei momenti di block party, così vengono chiamati dai giovani, ma di festa che si svilupperanno per bambini, per giovani, con della musica che sarà proprio in questo spazio, proprio per far sì che ci sia una riappropriazione degli spazi, una riappropriazione sociale di quella che è una città in tutto il suo splendore. Porto Futuro nasce quindi con l'obiettivo di lavorare affinché il porto di Fano possa diventare un cuore pulsante della città, trasformandolo in un polo creativo delle nuove arti sperimentali. Le attività legate al progetto inizieranno già da questo mese. Iniziamo un corso di realtà aumentata con il liceo scientifico, una serie di laboratori con i bambini, con l'associazione dei pescatori e con tutte le attività anche coinvolte del porto, che ci porteranno alla definizione di un dossier. Questo dossier poi verrà affidato agli street artist, che dovranno comporre dei bozzetti in base al dossier. Questi bozzetti poi verranno valutati da una giuria e il vincitore poi verrà invitato a Fano a dipingere il murales. Opere d'arte però innovative, quale sarà la loro caratteristica? Allora, la caratteristica è che noi andremo ad attivare il murales che faremo attraverso la realtà aumentata, quindi poi prima di quest'estate faremo un'app che le persone potranno scaricare e, puntando con il telefonino il murales si animerà. E la cosa interessante è che, andando a lavorare in digitale, possiamo anche cambiare ad esempio ogni mese quello che possono vedere, quindi il murales rimarrà sempre quello, verrà dipinto, ma in digitale possiamo andare a lavorare su diverse forme, diverse animazioni. Questa è soltanto la prima fase del progetto, che poi proseguirà nei prossimi anni. Esatto, infatti il progetto avrà la luce quest'anno, nei mesi di maggio, e poi si svilupperà anche nei mesi di giugno, luglio ed agosto. Ma l'obiettivo è quello di riqualificare non solo le due facciate che verranno realizzate in maggio di fronte al mercato ittico qui del porto di Fano, ma anche tutta la parte posteriore dei capannoni del porto, la strada che praticamente ti porta verso la capitaneria. È una strada che è dimenticata per i fanesi. Quindi noi, attraverso il riabbellimento di queste facciate dei capannoni, grazie ai concessionari di questi capannoni del porto, faremo sì che la strada riavrà nuova luce e nuova importanza sia per i fanesi che per i turisti.